Gustarsi appieno una stagione vuol dire assaporarne tutte le bontà, quelle che propone Food Academy Estate. Palato, ricerca della perfezione e accostamento di semplici elementi. È la cucina del top chef Mario Ferrara. Questa sera, dalle sapienti mani dello chef che presenta le sue pietanze intoccabili, perfette di sapore e di colore e di profumo, abbiamo l'onore di poter assaggiare al ristorante Trio un fantastico menù a base di pesce che ci racconterà subito il nostro chef. Perfetto. Dunque, io di origine sono lucano, Basilicata, cresciuto professionalmente a Bologna e amo molto la Romagna. Per quindi cui una nota comunque del territorio che... Perfetto. Viene perfetto. Fuori sempre nei suoi piatti, in questo meraviglioso ristorante che si trova a Bologna, proprio in pieno centro. Sì, centro storico, dentro le mura del centro storico. Per cui il mio primo pensiero quando mi avete invitato a questa manifestazione, vi ringrazio per essere qui, è pensare a come onorare questa terra, come onorare la Romagna. Quindi un omaggio alla nostra terra, un omaggio che si apre con un antipasto dedicato proprio alle alici. Esatto, naturalmente poi c'è qualcosa anche di mio, non solo di vostro, per cui è un connubio, diciamo, no? Vi ho fatto una marinata a base di acqua, aceto, ma un'alta percentuale di sale. Quindi davvero una marinata particolare, molto leggera. Molto quindi. Leggera, esattamente, però da padrone da fare il sale, per cui, come dire, disidrata un po' l'acciuga e questo gli dà anche molta più conservabilità e l'aceto, come dire, si sente ma non è predominante. Abbinata a un prodotto tipico della nostra estate mediterranea, un prodotto che spesso è protagonista sulle nostre tavole, il peperone. Il peperone, ecco, noi pensiamo soprattutto anche quando pensiamo un piatto anche al giorno dopo, alla digeribilità, per questi peperoni li abbiamo messi in forno interi, li abbiamo cotti e poi li abbiamo spellati, perché come sapete la pelle è la parte meno digeribile. Qui abbiamo fatto un'insalata di peperoni. Poi ci metteremo della burrata, e qui torniamo un po' a casa, un po' al sud. Qui un tocco del sud. Un po' di freschezza, un po' di mediterraneità, insomma, no? E per finire un po' di olio al pesto. E qui torniamo dall'altra parte d'Italia, quindi in Liguria. Esattamente, esattamente. Poi abbiamo del pane che abbiamo essiccato in forno, l'abbiamo biscottato. E qui abbiamo messo peperoni, burrata, acciughe. Andiamo a montare con un'altra fetta di pane. Mettiamo ancora peperoni e lo finiamo con il nostro olio al pesto. Bianco, rosso e verde, dedicato alla nostra terra, ma dedicato anche alla nostra meravigliosa Italia. Esattamente, diciamo un piatto che può rappresentare l'Italia, ecco, no? Creste di patate ripiene di gamberi rosa con crema e fiori di zucchine, quindi ancora una volta il mare e la terra, i gamberi e la zucchina. E i ricordi. Qui abbiamo fatto una sfoglia di patate, abbiamo sgusciato i gamberi, li abbiamo battuti da crudo e condito solamente con olio, sale e pepe. Li abbiamo messi all'interno, li abbiamo cotti al vapore, per cui lo andiamo a montare con la nostra crema di zucchine. Una crema di zucchine che abbiamo... Abbiamo fatto appassire dello scalogno rigorosamente di Romagna con olio e burro. Abbiamo fatto appassire le zucchine, brodo vegetale e abbiamo portato a cottura. E poi abbiamo mixato il tutto. Esattamente. Andiamo a montare il piatto, le nostre creste, basilico. Con questo profumo di basilico. Fanno un profumo... E andiamo a finire con i fiori di zucca. E le proposte dello chef sono davvero entusiasmanti e anche molto particolari.
titolo di questo secondo piatto è Non è una grigliata. Chef, perché non è una grigliata? Ecco, non me lo volete voi romagnoli, ma la vostra grigliata è molto, come dire, piace molto, ma allo stesso tempo anche molto criticata nell'ambito un po' così bolognese, no? Perché la vostra grigliata è impanata, e dov'è il problema secondo me? Che tutti i pesci non hanno la stessa cottura, per cui a volte uno un pochino più cotto, l'altro un pochino più crudo, e sa un po' troppo di pane. Ed ecco che me lo concedete. Concediamo, ed okay. Ecco che qui la maestria dello chef Mario Ferrara propone una grigliata davvero particolare. Siamo prontissimi, ecco. Ascoltiamo veramente curiosi la proposta. Diciamo, noi abbiamo pensato una cosa del genere, che ogni pesce ha il suo tempo di cottura. Invece di una griglia, in questo caso usiamo una padella. Per cui ci dà lo stesso risultato, eh? A casa possiamo usare la padella. Assolutamente sì. Per cui abbiamo il polpo, la spigola. Naturalmente noi possiamo farci preparare, pulire il pesce dal nostro pescivendolo di fiducia. Lo fate sfilettare, perché sai, sfilettare una teglia a casa pescheria di fiducia, non è così, una cosa così banale, insomma, no? Anche se sarebbe bello seguire un corso di cucina che ci può preparare, ecco, a sfilettare i pesci. Questa come i corsi di Cook Academy, che sono proprio prossimi alla partenza. Questa direi che è un'ottima idea. Allora, li cuociamo sulla pelle. Che adesso la padella magari non è proprio di quelle più adatte. Naturalmente anche l'utensileria ha una grande importanza in cucina. Assolutamente sì. Intanto ci prepariamo la nostra guarnizione. Quindi non è una grigliata il titolo di questo piatto, ci fa comunque pensare non è una grigliata, ma ci riporta comunque la grigliata. E questo è il gioco. Scaccomatto, no? Le proposte sono sempre particolari, sempre varie. Beh sì, noi siamo, come dire, ci leghiamo moltissimo, come ho detto prima, alla stagionalità delle verdure. E oltre a questo ci mettiamo del nostro. E grande spazio alla fantasia. Esattamente. Ma si può trovare la lasagna alla bolognese al ristorante Scaccomatto da Mario Ferrara? Beh, allo Scaccomatto è molto difficile trovare la lasagna bolognese. Troviamo sempre piatti particolarissimi. Però a Bologna veniteci, perché ci sono tanti colleghi che la fanno veramente, veramente buona. Veramente buona. Come vedete la triglia l'abbiamo messa per ultima. Cottura. Quasi a fuoco spento ormai, compreso il gambero. Quando capire se il pesce è cotto? Ecco, il pesce, ricordatevi che il 90% è acqua, se noi lo disidratiamo e quest'acqua gliela togliamo diventa stoposo, diventa asciutto. Diciamo che all'interno deve rimanere sempre rosa, diciamo croccante sulla pelle e rosa all'interno. Qui giriamo anche la nostra triglia, a questo punto qui con un po' di calore della padella è già cotto. Prepariamo la nostra guarnizione. Quindi semplice, veloce, ricca di sapore, il lavoro più grande è quello della pulizia, della sfilettatura. Poi ci vogliono un paio di pinzette, quelle che voi usate per le ciglia, e togliere tutte le spinette. Anche un buon occhio per capire quando il pesce è al giusto grado di cottura. Assolutamente sì. Noi stasera facciamo una cosa molto semplice, ma alla guarnizione si possono aggiungere anche altri elementi, tipo la rapa rossa, il navel. Okay. Stasera abbiamo usato solamente delle insalate, dei pomodorini e dei ravanelli. 28 anni di ristorazione in collaborazione con mio fratello Vincenzo, che saluto. Che salutiamo. Allora, questa è una maionese fatta con tradizionale, con aggiunta di patate e senape, ed è un'idea del mio amico Max Poggi al cambio, che saluta anche lui. Max Poggi, che salutiamo perché è stato ospite a Cuochi in Pista. Esattamente. Per cui maionese. E dentro questa maionese naturalmente ci sarà il tocco d'artista, perché io ho provato a fare la maionese, mi viene buonina. Direi di sì. Ma non ottima. Allora, andiamo a montare il nostro piatto. Ed ecco la nostra grigliata. Ecco, è il tocco finale, quello che ci riporta appunto alla grigliata tradizionale che voi fate in Romagna, è il nostro pane che abbiamo, la mollica che abbiamo frullato e tostato a parte, ed è quello che ci riporta assolutamente nella Romagna. Bellissimo.
una nota di croccantezza, profumo, colore. Cosa volere di più? Non è una grigliata. Non è una grigliata. Non è la solita grigliata. Le delizie dell'artigianato sono quelle preparate sapientemente dalle realtà d'eccellenza del territorio. Il Consorzio Terra e Tartufo è nato per valorizzare i prodotti delle colline cesenate. Per il momento siamo solo 7 aziende, agriturismi e aziende agricole, però siamo in espansione, quindi diventeremo tanti. Il Consorzio è nato proprio per valorizzare tutti i prodotti, le cose buone che produce la nostra terra. Nelle nostre colline abbiamo la possibilità di trovare tartufo tutto l'anno. In questo momento abbiamo il tartufo nero, cioè lo scorzone, il tartufo estivo. In inverno abbiamo il tartufo bianco, quello pregiato, e ne abbiamo tantissimo. Poi c'è il bianchetto, quindi abbiamo la possibilità di avere tartufo tutto l'anno. Chi viene nelle nostre aziende può gustare dei piatti fantastici fatti con tartufo, formaggi e tante altre verdure che produciamo noi. Io sono la titolare dell'azienda agricola e agriturismo Il Mulino d'Ortano, dove si può mangiare tutte queste cose buonissime e altre ancora. Chiunque vuole venire può fare delle uscite a tartufo in mezzo al bosco con noi. La nostra azienda si sviluppa praticamente in allevamento, produzione e macellazione di animali prodotti solo nella nostra azienda. Il latte e i derivati vengono solo dai nostri animali e gli animali che alleviamo e ammacelliamo nel nostro macello. Vi ho portato un formaggio misto, cioè mucca e pecora, una ricotta di latte vaccino e un formaggio di esclusivamente di capra. Può mangiarlo chi è intollerante al latte, chi ha il colesterolo. I nostri prodotti sono senza conservanti, senza coloranti. Siamo a 9 km da Meldola, a Pian di Spino, azienda agricola Giorgini, www.aziendaagricolagiorgini. Allora, io ho portato gli asparagi, che ovviamente questo non è proprio il periodo adatto, di solito ci sono a maggio. Noi abbiamo asparagi, ciliegie, abbiamo impiantato un uliveto che però sarà in produzione fra qualche anno. Nel nostro agriturismo facciamo cucina tipica romagnola utilizzando tutte queste materie prime ottime. Ovviamente facciamo anche qualcosina di un pochino alternativo, un po' diverso, ma chi fosse interessato poi può guardare il nostro sito e lo può vedere. Noi ci siamo specializzati per quanto riguarda l'accoglienza ai diversamente abili. Noi siamo l'agriturismo a Canostra di Ranchio, ci potete trovare nel sito www.agriturismoacanostra.it, lì troverete tutte le indicazioni. Noi ci teniamo tanto perché abbiamo ristrutturato in modo tale che il piano terra sia accessibile, come dice mia madre, dal tacco a spillo alla sedia a rotelle. Stasera abbiamo un filetto di mora romagnola con formaggio di fossa, funghi spadellati, tartufo e uovo poché. Possiamo dire che dedichiamo questo piatto alle Lady Trotto, mora romagnola? Ecco, sì, infatti è molto appropriato alla serata. Prendiamo i nostri funghi spadellati, solo con olio, sale e pepe, li adagiamo sul fondo, poi prendiamo il nostro filetto di mora con all'interno il formaggio di fossa, è già stato messo all'interno, viene fatto un foro semplicissimo perché è molto tenero il filetto e viene inserito il formaggio di fossa all'interno. Cottato in padella e finita la cottura in forno per renderlo uniforme, giusto 5 minuti perché comunque è un filetto e rimane sempre col cuore molto tenero. Filetto sul fungo e prendiamo il nostro uovo poché. Viene cotto tipo un uovo lesso in acqua, poi viene tolto subito dopo 2 minuti e viene finita la cottura a bassa temperatura in forno, lasciandolo sempre il cuore rosso che quando andiamo a tagliarlo si rompe e crea quel liquido nel piatto. Adagiamo uno vicino al filetto, poi prendiamo la nostra riduzione di mora, non è altro che il sughetto del maialino legato. Lo andiamo a bagnare e poi infine andiamo a mettere le nostre scaglie di tartufo per dare il tocco finale al piatto. Ah, il nostro tartufo romagnolo, un tartufo nero della Romagna. Molto appropriato anche l'abbinamento del maiale con il tartufo.
E siamo pronti per il momento tutto dedicato al dolce. Continua la dedica alla nostra terra di Romagna da parte dello chef bolognese direttamente dallo Scacco Matto, Mario Ferrara. Ci propone un dolce tutto romagnolo, la zuppetta di pesca di Romagna, cioccolato, sale di cervia e olio DOP di Brisighella. Perfetto. Allora, appunto, in onore sempre alla Romagna, qui abbiamo fatto una crema appunto di nettarine romagnole facendo di questo fantastico frutto che noi tanto amiamo e vogliamo comunque sostenere, un prodotto d'eccellenza del nostro territorio, assolutamente di stagione, profumatissimo, buonissimo e un colore particolare. Abbiamo tolto la pelle, abbiamo tolto il nocciolo, l'abbiamo messo in una casseruola con un po' di limone, un po' di zucchero, l'abbiamo fatto cuocere e passato. Per cui lo andiamo a mettere alla base del nostro piatto. Poi, per dare un po' di masticabilità al piatto, la stessa pesca l'abbiamo ripassata in padella a fuoco molto forte con un po' di zucchero di canna e basta. Poi qui invece abbiamo fatto un cremoso di cioccolato, abbiamo fatto una crema inglese, semplicemente una crema inglese con aggiunto di cioccolato al 65% di cacao. Ecco, qui invece andiamo a mettere dei chicchi di sale naturale di cervia, del fior di sale. Come ben sapete, dolce e salato. Dolce e salato. Beh, il sale è un esaltatore del dolce, per cui col cioccolato è un po' anche la sua morte. Olio Evo di San Patrignano, un ciuffo di menta che avevamo anche utilizzato nella cottura della pesca, cui va a richiamare comunque il profumo che c'è già nella zuppa. Chef, questo dolce dà i sapori comunque che si incontrano e si scontrano: la pesca, il cioccolato, il basilico, il sale di cervia e l'olio. Beh, diciamo, tutto ciò che fa territorio non fa fatica ad incontrarsi e sono tutti sapori che alla fine si amalgamano bene fra di loro. È un po' un inno alla convivialità, quella che si vuole vivere quando si frequentano i ristoranti top della nostra bellissima Emilia Romagna. No, non vorrei che la gente pensasse che lo chef debba fare per forza le cose strane perché sia bravo, non è così. Vi invito a provarlo, a farlo anche a casa e mangiarlo soprattutto. Bellissima stretta di mano fra il driver protagonista di questa Tris e lo chef protagonista di Cuochi in Pista. Cos'è per Alessandro Cocciadoro cucinare e mangiare e comunque godere dell'arte culinaria italiana e dell'Emilia Romagna? Ah, guarda, sono non... è il massimo l'Italia, ho vissuto un anno all'estero, in Svezia, e uno dei motivi per cui sono tornato in Italia è proprio la cucina, quindi avete scelto quello giusto. Piatto preferito? Ma sai, io sono emiliano, quindi forse le lasagne, i cappelletti in brodo, tanti piatti. Allora chef, un'esperienza qui sull'anello dell'ippodromo del Savio di Cesena, una bellissima Tris, come l'esperienza è stata? Beh, meravigliosa e unica, devo dire, non me l'è mai capitata, la prima volta, sono veramente, veramente felice. Una esperienza quindi qui assieme al driver, amante della buona cucina, lasagna alla bolognese. Velocemente, una proposta per ingolosire il nostro driver vincitore. Ma io dico che io dico sempre che noi siamo quello che mangiamo, visto che vincente non ho consigli da dare, insomma. Ai due vincenti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo e noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Cook Academy.